Eurographics 2012 a Cagliari. Siamo con Roberto Scopigno, CNR di Pisa, esperto di computer graphics. È qui non per la prima volta Eurographics, perché e con quali interessi? Ed Eurographics sarà forse la 15ª volta che vado in tanti anni di attività. È la prima volta che Eurographics è in Sardegna, a Cagliari, è la terza volta che è in Italia, a distanza di 12-13 anni dalla volta precedente. Eurographics è un convegno molto importante, possiamo dire sicuramente che è il secondo in ordine di importanza a livello internazionale, subito dopo il SIGGRAPH, ed è un contesto estremamente interessante perché abbiamo la possibilità di incontrare tutte le persone che si occupano al vertice nel settore della ricerca in informatica grafica, e quindi ti dà modo di avere con 4 giorni di presenza il polso di quello che succede nel mondo nel nostro settore di ricerca. Quindi è estremamente importante essere qui, ed è, diciamo, anche dal punto di vista italiano è molto bello poter essere in Italia. È un confronto scientifico ma anche sulle tecnologie di punta. Quanto aiutano le tecnologie e quanto le tecnologie sono spinte dalla ricerca? Le tecnologie sono spinte sicuramente dalla ricerca in tanti settori. Nel nostro settore, nel settore della grafica 3D, in realtà i fattori di spinta sono sia i laboratori di ricerca che anche l'industria, soprattutto l'industria video, quindi effetti speciali per il cinema, che ha una forza notevole, c'è una quantità di denaro, diciamo, e di importanza economica estremamente importante, e quindi essenzialmente oggi come oggi si può dire che la grafica 3D è sia accademia ma anche in buona parte tutto il mondo industriale per le applicazioni all'entertainment, come si chiamerebbe in America. Invece un effetto trascinatore di altro segno, cioè in termini culturali, possono averlo le applicazioni per esempio all'archeologia o ai monumenti. Su questo a che punto siamo e quanto ancora si può fare con queste tecnologie? E questo è un settore di ricerca estremamente importante, soprattutto in ambito europeo, no? Data la ricchezza di beni culturali e di competenze, soprattutto sui beni culturali che abbiamo. È un settore in cui siamo in grado di riutilizzare un ventaglio di tecnologie estremamente ampio, buona parte delle quali per fortuna mutuata da altri sistemi, da altri contesti applicativi o commerciali. C'è stata una incredibile evoluzione delle schede grafiche per videogiochi che ci dà una tecnologia di importanza fondamentale anche nelle applicazioni dei beni culturali, perché oggi come oggi possiamo interagire con modelli tridimensionali di opere d'arte in maniera estremamente snella su macchine dal costo irrisorio, facendo cose che 10 anni fa si potevano fare solamente su supercalcolatori. Quindi questo ci dà delle potenzialità enormi. Nel settore dei beni culturali possiamo utilizzare tutte le tecnologie di scansione per creare i modelli digitali, che ovviamente non sono state progettate e sviluppate per le applicazioni dei beni culturali, ma risultano estremamente utili in questo contesto. Così come per tutta quella che è la fruizione al pubblico si possono usare tutte le strumentazioni per creare computer animation, filmati, sistemi interattivi, anche questi sviluppati in altri contesti economici molto più ricchi di quello che è il settore dei beni culturali, ma che possono avere un impatto estremamente importante su tutto il contesto di divulgazione dei beni culturali. Oggi come oggi lo vediamo solamente in pochissimi programmi televisivi di punta, forse non è il caso di far nomi, ma tutti possono capire cosa ho in mente. Ma nell'immediato futuro la scommessa è portarli su tutta la rete museale italiana, portarli nelle scuole per raggiungere un patrimonio di utenza molto più ampio. Eurographic 2012 organizzato dal CRS4 dell'Università di Cagliari, lei ha collaborato con queste realtà locali? Sì, siamo in collaborazione col CRS4 e con l'Università di Cagliari da probabilmente più di 15 anni, in collaborazione essenzialmente, come molte delle attività del mio gruppo, che si basano su finanziamenti europei e su progetti europei, quindi essenzialmente abbiamo il piacere di lavorare insieme in maniera cooperativa su fondi che arrivano dai vari bandi competitivi messi in piedi dalla comunità europea, e quindi non solamente all'interno di un circuito di italiani, ma in collaborazione anche con molte università straniere, e questa è sicuramente una modalità di lavoro estremamente valida e produttiva. Una battuta sull'organizzazione dell'evento. È stata molto valida. Io ritengo che noi italiani in genere riusciamo ad organizzare eventi che sono abbastanza ben funzionanti, quindi vicini allo standard teutonico, e generalmente molto più divertenti e piacevoli, grazie anche alla capacità di prendere la vita in maniera più allegra, avere un buon cibo, dei luoghi sicuramente molto più belli di quello che potrebbe essere una città universitaria tedesca e così via. Grazie. Grazie a lei.